Questo video nasce da questa foglia che vedete, che è caduta da un vicino di casa. In realtà la mia intenzione era già da ieri, si può ben vedere dal foglietto, di parlare di piante. Sincronicità vuole che proprio una foglia di cui volevo parlare, ora non ricordo bene il nome della pianta ma poco importa, l'elemento principale, proprio la sua forma. La sua forma a punta, vabbè, poi si è un po' marcita qui, però ci sono tecniche che aderivano dall'Oriente, io non accetto, dove prevedono addirittura di tagliare la punta. Ci sono vari tipi di piante, ma non è tanto il quali tipi di piante, è come sono collocate, dove sono collocate, quanto vicine sono eventualmente tra loro queste piante, perché tutto questo sta parlando di fenomeni, di episodi accaduti in famiglia. Ci sono piante che puntano verso l'alto con le loro punte orientate verso l'alto, e lì quello che è preso di mira è il padre che guarda verso il cielo. Dio, il padre, è orientato verso il cielo. Tutte le piante, dicevo, che hanno punte orientate verso l'alto sono piante che parlano di problematiche in famiglia, dove viene accusato il padre di storie così difficili che sono state causate da lui. In realtà magari non c'entra niente, semplicemente morì presto, ma la famiglia ce l'ha con lui. Perché? Perché sono stati abbandonati. Tutti sanno che lui non c'entra, però la lettura è proprio l'abbandono. Nasce un senso di bisogno di vendetta. E il bisogno di vendetta è una cosa terribile, ma prende ognuno di noi. Di questo magari ne parleremo in un'altra occasione. Beh, l'anticipo già cosa si può fare in questi casi, come fanno soprattutto in Giappone. Tagliano parte in alto della foglia in modo tale da smorzare, da tagliare quello che è il suo effetto detto tagliente, shachi se l'ho pronunciato bene, altrimenti accettiamo la mia pronuncia. Ci sono persone che contornano con una certa eleganza anche la parte esterna, per esempio di rose. Ora non stiamo parlando di foglie, stiamo parlando di una pianta che ha per la maggior parte dei casi delle spine, e ci si chiede come mai queste rose fuori dall'ingresso. È un sistema di difesa. Già ne parlai tipo 2 anni fa, dedicai poi un video intero alle rose. Se lo cercate trovate un video di 30 minuti, è un documentario oggigiorno, abituato ai video brevi. E queste rose servono un po' come atto di pregiudizio, di dire statene fuori prima ancora di entrare, perché potrebbe nascere contrasto tra noi. L'origine in realtà parte da una questione religiosa, da lì le rose che sono associate ai santi, senza macchia, senza peccato, perché la vicinanza tra due soggetti è un elemento a rischio. Tu dirai, vabbè, io mi avvicino per salutare, per parlare, sì, ma nell'inconscio le cose non funzionano come per la coscienza. L'avvicinarsi, dice l'inconscio, genera un aumentare di quelli che sono un po', chiamiamoli, gli ormoni, e per quanto tu abbia anche assenza totale di desiderio dell'altra persona, la vicinanza viene vista come qualcosa da fermare. Ma quando nasce soprattutto tutto questo? Quando, per esempio, in famiglia, puoi essere tu, può essere tua mamma, può essere chiunque, quando era in pancia, quindi nella fase prima della nascita o nella fase successiva, non si è sentita sufficientemente protetta dal proprio marito, futuro padre, tuo, per ipotesi, o di chi per lui. Perché? Perché non è stata difesa questa donna dalla suocera, dico spesso, dalla nuora, da chi criticava il suo modo di essere, di trattare anche il suo feto, la gravidanza. E quindi questi elementi che disturbavano andavano tenuti distante, e così la mia mamma sarebbe stata molto, ma molto più tranquilla. Che cosa faccio? Ci penso io. Li tengo distanti, a livello ovviamente di quello che è il linguaggio inconscio, in modo tale da dire qui entra solo chi gli si è fatto una specie di check-up totale. Io sconsiglio sempre vivamente di mettere
avere piante con qualsiasi elemento a punta all'ingresso, fuori, vicino alla recinzione, perché è un elemento sì di difesa e addirittura quasi di tutela rispetto al potenziale nemico, ma è anche vero che già si presenta male la futura relazione. Qualcuno dirà: vabbè, ma io ho delle rose, non è che ho problemi con gli altri. Io ci posso anche credere, ma a livello inconscio noi non dobbiamo guardare quello che è il tuo rapporto con gli altri, ma quello che è il rapporto di un'intera genealogia, e possiamo salire di tanti gradi verso l'alto. Ci sono generazioni e generazioni, che ci piaccia o no, noi siamo tutta la nostra genealogia. Poi c'è un discorso, ci sono percorsi dove tu a malapena riesci a passare. Quando i percorsi sono intralciati da una pianta di qua, da un'altra pianta di là, e poi ci sono quelli dove le piante sono entrambe con foglie a punta, vengono chiamati proprio coltelli, perché questi coltelli intralciano la persona nella sua camminata, e il desiderio è quello, sono tentativi di respingere l'altro e di non entrare in campi energetici ben precisi, che poi vengono così studiati eventualmente con maggiori dettagli quando si parla dell'analisi del Feng Shui attraverso la Bagua. Tu immagina poi quelle piante ancora più alte dove devi fare addirittura così per passare, oppure immagina una poltrona dove addirittura il titolare della casa stessa deve fare ogni volta così, sposta la pianta e finita lì. Questo continuo intralcio è quello che l'altro pensa della tua presenza, ma non di te come specifica persona. In generale, esistono persone che dalla data di nascita si capisce che avranno potenziali attriti con il sociale. Beh, quando per esempio ci sono stati abusi sessuali, ti assicuro che ce ne sono tantissimi, dopo più di 9.000 casi che ho trattato, ne ho viste e sentite di cose, distendendo così tutte le date di nascita, si vede subito, più quelle che mi vengono raccontate. E queste situazioni, più fatti tipo il papà picchiava, alzava sempre le mani, beh, sono situazioni calde. Una sberla è qualcosa di caldo, ma anche una puntura da una foglia ben appuntita è qualcosa di caldo, perché crea uno stato infiammatorio, uno stato di surriscaldamento della parte interessata, perché crea irritazione, crea talvolta prurito e via dicendo. Ti sembrerà strano, però chi si fida di me dice: io mi fido di quello che dice Fabio e vi ringrazio in partenza. E questo gioca molto a vostro favore, perché sono 25 anni che studio questa disciplina, il Feng Shui, non due, non tre. Quando hai una situazione come quelle che ti ho elencato, molto spesso alla base ci sta un figlio illegittimo. Non sto dicendo tuo papà ha creato un figlio che nessuno sa, ci sono anche casi come questi, ma io parlo della genealogia fino a 7, 8, 20 generazioni, e di figli illegittimi ce ne sarà pure uno, insomma, in 20 generazioni. Adesso non rendiamoci troppo innocenti, perché parliamo di svariate centinaia di persone, se non addirittura migliaia. E ci sono poi situazioni di uomini morti in guerra. Quando un uomo muore in guerra, le donne che rimangono vedove, magari con prole, come ho già detto più volte, si mascolinizzano. Questo crea un effetto particolare, una situazione dove l'esplosione che vi fu quella volta che uccise quel padre in genealogia ha un eco molto molto importante che dura nei secoli e tende ad agitare, a creare situazioni a base 16 in numerologia, cioè situazioni dove hai un figlio o una figlia che è continuamente arrabbiato. Ti chiedi: ma perché sei sempre arrabbiato, arrabbiata? Ce l'hai sempre con i genitori o sei sempre in contrasto col mondo? Ci sarà pure una ragione. No, la ragione è che ha un antenato che gli hanno sparato, e quella sparatoria ha i suoi perché. Beh, insomma, siamo partiti dalle piante, ma c'è una cosa che ti devo dire. Mi raccomando, iscriviti all'Accademia. Per iscriversi qui sopra, in Facebook e qui sotto in YouTube, c'è un link che termina per corsi. Ti permette di accedere a una pagina con
con questo modulo, compilalo, verrai chiamata da una persona incaricata, poi da lì se ne parlerà con me direttamente. E poi mi raccomando di partecipare alla live che si terrà martedì 31 gennaio alle 20:45. Prenotati già al netzacademy.net/live. Parleremo di registri akashici, insomma di cose ne facciamo tantissime. Un abbraccione grande dal vostro Fabio Nezza, il vostro amicone. Ciao ciao.